Buonasera a tutti gli sportivi piombinesi, siamo qui con Lorenzo Formica al termine dell'allenamento di rifinitura del venerdì. Stiamo andando incontro la partita dell'anno, esageriamo, vai, sono tutte importanti, comunque questa è una grande partita, sarà un grande spettacolo. Lorenzo, allora, i numeri spesso non dicono tutto delle avversarie, certo quelli della RPL fanno paura. 16 vittorie su le ultime 17 partite, con una sconfitta di 3 punti contro la Libertas, 11 consecutive, secondo miglior attacco, seconda miglior difesa e chi più ne ha più ne metta. Lorenzo, si può fare l'impresa contro una squadra del genere? Hai detto tutto te, posso andare via. Lo sapevo che mi arrivava una paronata, perché l'altra volta me ne andavo. E no, loro sono primi, sono squadra costruita per vincere. Sono una squadra veramente tosta, è una squadra che sa dove vuole arrivare, con degli obiettivi ben precisi, in attacco e in difesa, giocatore di grande stazza, e 11 partite consecutive, ma anche soprattutto 16 su 17, dice molto della loro compattezza e della loro concretezza. Allora, a noi una cosa che ci può dare forza è il fatto che la nostra squadra contro le big, le tre grandi big, abbiamo già vinto 2 volte con la Irons, 1 volta con la Libertas e con la PL all'andata, con tanti se abbiamo perso. Questo ci può dare coraggio? Io ripeto, secondo me può dare coraggio il campionato, il cammino e il modo che abbiamo avuto finora di giocare le partite. Abbiamo, tranne rare eccezioni, secondo me combattuto con tutti, quindi è il bello di giocare una partita così è l'avversario forte, la cornice di pubblico, l'aspettativa, perché comunque c'è sempre aspettativa quando viene una squadra forte di voler fare una partita di qualità. Poi i pronostici, se uno li guarda, dicono che loro sono, diciamo, non avvantaggiati, loro sono favoriti, però ripeto, noi non abbiamo mai dato niente per scontato e neanche questa settimana abbiamo dato niente per scontato. Noi come gruppo, come persone che stanno lavorando insieme da agosto e che, ripeto, hanno piacere di lavorare insieme da agosto. Mi collego sempre a questa mia ultima domanda per una curiosità. Allora, questo fatto di aver sempre giocato molto bene con le big, perché comunque anche quando abbiamo perso con la Libertas, anche quando abbiamo perso con la PL, abbiamo fatto delle ottime partite, è un qualcosa, è una nostra caratteristica particolare per conformazione nostra di squadra, per caratteristiche nostre di squadra, o soltanto un caso? È molto relativo, perché abbiamo fatto ottime partite, ora mi sembra con Desio, con Piacenza in casa, a Desio abbiamo giocato un'ottima partita, secondo me quando riusciamo a esprimere tutti e 11 l'idea che vogliamo mettere in campo di gioco in cui tutti condividono il pallone, in cui si va a attaccare massima intensità, in cui si difende con delle regole e nelle regole, noi abbiamo sempre fatto buone partite. Poi non si è perfetti, non si può essere perfetti in un campionato di 34 partite. Quindi secondo me, ripeto, tutto dipende da come siamo riusciti a immettere in campo queste idee. Va bene, Lorenzo, a questo punto ti lascio agli ultimi particolari da aggiustare per la partita di domenica. Un in bocca al lupo e noi saremo qui sugli spalti a sostenerti. In bocca al lupo a tutti, grazie. Grazie a te, Lorenzo. Allora, buonasera a tutti gli sportivi piombinesi e non. Siamo qui con Giampaolo Almanzi prima della partita con la PL. Ultimo allenamento. Giampaolo mi ha detto in grandissima forma e non vede l'ora di incontrare i suoi ex. Sì, voglia di rivincita, rivalsa. Già all'andata 15 punti faceste una gran partita. Sì, ritorno a rincontrare la mia ex società, sono felice, perché è una società molto calda, con un pubblico molto caldo che mi ha accolto, mi ha voluto sempre bene. E rivederli, sono molto felice. Poi ovviamente ciò
8 volte che giocare con un Piombino, voglio solo vincere, quindi penso magari a vincere. Poi dopo penso a salutare tutti i tifosi, eccetera, che mi scrivono sempre e mi dicono sempre quando vado a Livorno per salutarli, eccetera, quindi sono sempre felice di sentirli e poi rivederli anche domenica. Vabbè, ma domani un dispetto dobbiamo provare a farglielo. Sì, dispetto sì, alla fine loro adesso sono a 11 vittorie consecutive. Se stanno veramente in gas, cercheremo di un pochettino bloccarli e magari renderli difficile il percorso che stanno facendo, anche se sarà molto complesso, però ci proveremo. Allora, molti dei giocatori che troverai sono tuoi compagni di anno passato, quindi li conosci abbastanza bene. Ti faccio una domanda che la dovrò subito ribaltare perché è troppo, troppo facile in questa maniera. Quali sono i punti forza della PL? Ma ti dico subito, è forse più facile dirmi quali sono i punti deboli, perché punti forti. Ma sinceramente il punto forte come della PL è la prima cosa, la tifoseria, perché li seguono ovunque, hanno fatto anche delle trasferte lunghissime, a Bellino, a Caserta, Sant'Anton. Quindi secondo me il punto di forza è proprio il tifo, che li aiuta e ogni volta che si fa canestro, eccetera, si casano. Punto debole non ti saprei neanche dire, sinceramente. Secondo me quando sono andati magari là a Cassino, però hanno vinto, che anche senza pubblico, quindi non ti saprei neanche dire. Cioè, com'è il punto magari debole che hanno se non hanno il pubblico al loro fianco? È difficilissimo trovargli un punto debole. Sì. Io ho provato in tutte le maniere, attraverso i numeri, tutto quanto, difficilissimo punto debole. Però c'è da dire che nella partita d'andata, nonostante le nostre assenze erano pesantissime, come ricordate anche nella video presentazione, anche loro mancava Loschi e non erano la PL di questo girone di ritorno, però noi con le nostre assenze tutto quanto all'andata li mettemmo molto in difficoltà. Sì, alla fine credo che fino al terzo quarto eravamo sempre più 5-6, poi ovviamente si è fatto male Curelle e Cappelletti, quindi siamo stati un po' condizionati nei cambi, nei falli, anche perché mi ricordo che io e che Picco avevamo entrambi tre falli, quindi siamo stati un po' condizionati a non mettere troppa fisicità per non commettere troppi falli. Quindi secondo me, avendo in campo di nuovo anche Matti e poi Mirko e Cappe, sarà una bella partita tosta per loro. Ecco, in questa partita si va a equilibrare il discorso delle rotazioni, addirittura forse qualche vantaggio per noi, perché loro ruotano il 9, anche se va detto che sono prati a 9 titolari e il livello non scende mai. Però a questo punto può darsi che domenica, noi lo diciamo con scaramanzia, incrociando tutte le dita del caso, dovremmo essere tutti, e quindi almeno sotto quell'aspetto ce la giochiamo alla pari. Sì. Per cercheremo di rendere difficile tutto, attacco, difesa, cercheremo anche di andare di più di loro a livello di transizione, eccetera, proveremo a mettere in difficoltà in tutte le soluzioni e poi speriamo di vincere. Beh, un'ultima cosa te la chiedo da appartenente alla tifoseria. Hai elogiato la tifoseria della PL, le facciamo tanto di cappello, una delle tifoserie più belle d'Italia, con qualche piccolo neo, va bene, però sorvoliamo. Io penso che ogni tifoseria ha una pecca, alla fine l'essere troppo magari, sì, può essere, però alla fine penso che una tifoseria del genere neanche in A2 vista. Vabbè, ma diciamo a Piombino puoi essere contento di quanto la tifoseria sta sostenendo? Sì, moltissimo, perché alla fine mi ricordo quando sono arrivato qua a settembre eravamo veramente pochi e adesso vedere sempre il palazzetto pieno, cioè fino a qua il palazzetto pieno è bellissimo. Stiamo cercando di fare il nostro meglio e invito sempre a gente di Piombino e non di venire in molti a vederci, anche perché secondo me si divertono nella nostra pallacanestro, anche perché non è una pallacanestro dove si ferma una metà campo e magari tiri e basta, ma noi andiamo, giochiamo, ci divertiamo, tiriamo tutti, cioè passa per tutti. Quindi alla fine sono molto contento che molti tifosi stanno venendo a vederci. Allora, Giampaolo ci ha fatto un invito ai tifosi, ma io devo fare una piccola correzione, mi raccomando non venite domenica perché è già tutto esaurito, quindi saremo tutti accalcati sulle gradinette a sostenere Giampaolo e i nostri ragazzi. Giampaolo, ti ringrazio. Grazie a voi, buona serata.